Ciao a te e a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Ebbene ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo video. E non vedo l'ora di continuare, perché la volta scorsa avevamo appena finito il capitolo 11, se non sbaglio. Avevamo finalmente, ragazzi, ritrovato Joseph. E quindi adesso è il momento dell'incontro, cioè... andiamo! Siamo per iniziare il capitolo 12, ragazzi, che si chiama La Corsa. E vai! Proprio sembra essere incoraggiante. Grazie a Dio stai bene. Sì. Come sei arrivato qui? È stata dura. Almeno non ho avuto più... Ah, sì? Attacchi. Che strano, da quando non vorrei stai con me? Vorrei poter dire lo stesso. Me l'hai attaccata a me, eh? Pezzo di merda. Ehi, forse ho trovato un mezzo di trasporto. Davvero? Quale? Ah, un autobus. Tu sai guidare un autobus? Perché io no. Dici che funziona? Andiamo a scoprirlo. Merda! Ah! Che c'è adesso? Che stai facendo? Kidman, che mi hai scaricato poco fa! Rispondi. Oh! Oh merda, sul se... Oh merda, che cos'è quel coso? Devi portare avanti questa serie nel nome di... non lo so. Va bene, ce la farò. Non mi... ma le zampe non me le potete vedere, mi prego. Sono pure pelose. Oddio ragazzi, che orrore! Uno dei posti più disgustosi che abbia mai visto. Ah! Oh merda, che c'è? What the fuck? Cos'è questa cosa orrenda? Ah! Che schifo! Guarda Seb come se la va proprio in giro tranquillamente. Raccogliamo un po' di materiale piuttosto, perché non so se ti rendi conto che... proprio se la fa scialla Seb, tranquillo Seb, cioè con pericolo Seb! Povero idiota! Oddio! Oddio, ho fatto troppo ridere, ragazzi! Come godo! E adesso? Sì. Spara, Seb, spara! Sono sopra di noi, Sebastian! Sì, ma vanno, andavo notato. Attenzione, hanno la dinamite! Spara! Al baratto! Al barile! Esplodi tu da solo, pezzo di merda. Ecco, bravo Joss, bravo. Sei l'orgoglio della famiglia. Tu pure mori. E che dobbiamo fare? Dobbiamo stare qua pazientemente ad aspettare che qualcuno ci ammazzi? Questo mi sta dando sul serio. Perché non crepi, Dio santo? A destra, dove? Ordine mica a destra. E mori, Dio santo. Minchia, c'hanno pure i fucili di precisione. Sono super, super aggiornati. Non ti azzardare a lanciarla. Non ti azzardare. Codila, conciare tua madre. Oh ragazzi, non vi rendete conto quanti colpi sto sprecando? Non so se ci rendiamo conto. Kid, ma pure tu sei armata, se non sbaglio. Potresti aiutarci un secondo, eh? Stai al riparo, sparano dall'alto. Ah pure. Meraviglioso. Ho sparato al barile, la concia è tua madre.
tardare a lanciare quella molotov, eh. Oddio, ragazzi. Mo sì che è un problema. È un gran problema sta situazione. Aia! La colcia è tua madre. Di nuovo lo ripeterò. Madonna, questi hanno pure le maschere, ragazzi. Che palle, eh. Oddio, ecco perché qualcuno mi aveva detto che sta... che questa situazione sarebbe stata molto peggio. Ovviamente. Perché... perché è peggio, è proprio peggio. Ah! Spara a lui, Seb! C'è una mira che fa proprio pena. Al barile, guarda. Al barile! Al barile! Che c***o di noviri! Micchia! Sono in troppi! No, ragazzi. Altri. Ecco. Cioè, sprechiamo pure colpi, mi raccomando. Colpito. Tanto che fa? Colpito, un paio di palle colpito. Madonna, il nervoso che mi sta venendo. Ah, meno male, nemmeno me lanciano cose. Ah, beh, pure chi... sì, ma se me lanciate casse, lanciatemele buone almeno, per favore. Grazie, minchia. Va bene, qualcun altro che vuole sfasciare la minchia? Nessuno? Nemico davanti. Ecco, pure. Oh! Cioè, io ho sparato, mo diciamocelo, gli ho sparato nei coglioni. Ma perché non... sta più attento a dove muori la prossima volta! Ti è mancato poco? No, non sta succedendo assolutamente niente, eh. Manteniamo pure la calma, come se nulla fosse successo. Adesso di sicuro si presenterà qua il nostro amico obeso e peloso. Dopo che gli ho riso in faccia, ovviamente, vorrà avere la sua vendetta. E tipo spappolarmi il cranio. Va bene, Kidman, tu continua a guidare, eh. Non badare a sulla sinistra. Ecco, a quello che succede intorno. Stai tranquilla. Ecco qua, lo sapevo, vedi? Vedi che mi odiava tantissimo e giustamente ha detto... te devo ammazzare. Seb! Ti odio, Seb! Mi ha riso in faccia a Seb. Lo sta dicendo il ragno questo, eh. Come cacchio lo chiamo questo? È a secco, ma va? No, mi buttare addosso quella schifezza! Ah! Che sta facendo? Che sta facendo? Che sta facendo? Che orrore, ragazzi. È orrore. Cioè, è una cosa rivoltante, ma veramente. Ah! Oh, che non siamo a Luna Park qua, eh! Che schifo! E tieni i tuoi figli per te! Che orrore! Basta! Sono stanca! Non c'ho più dubbi, ragazzi. Cioè, mi è rimasto solo questo. Non so se ne prendo via. Via! Ah! Non ti fermare! Ah! Schiaccia, schiaccia, schiaccia! Ah! Che schifo! Peloso! Oddio, non lo posso guardare, mi fa troppo schifo! Continuo a correre, con calma! Io intanto gli sparo da qua, ecco. Sempre che serva qualcosa, perché sta arrivando a... ah! La velocità della luce! Ah! Sta alla larga da me! Sta... ah! Ah! Arachnofobia! Ah! Grazie! Grazie! Oh, fermi tutti, ragazzi, è stata una morte abbastanza imbarazzante. Ho una teoria, ma sembra che giriamo in tondo da un pezzo, come per volontà di qualcuno. Quindi per noi è quasi impossibile capire come ha fatto questo posto. Ma la luce, il bico metta all'hospital. Che morde. Quello che hai scoperto forse ha un senso. L'ho già visto in più di un posto. Già, anch'io. Sembra lo stesso, ma è difficile esserne certi. Quello che ho notato è che ogni volta che ne incontro uno, sono più vicino al palo. Forse è una coincidenza, ma come dicevo, sembra esserci una mente senziente dietro. Quindi pensi che dovremmo lasciar perdere e puntare dritti verso l'ospedale? Esatto. Bella idea, detective. Certo, Joss. Però come dici, sembra Joss? Che la via destra conduca proprio all'ospedale. Bene, Kidman, gira a destra, grazie. Joseph, what the fuck? Portaci fuori di qui. Chi c'è un'ambulanza là. Forse contiene un kit di emergenza. Certo. No, vado io. Non farli salire a bordo. Guarda caso, ce devo andare io.
ci devo andare io. D'accordo. E siccome non sono assolutamente a corto di proiettili, non muoiono manco alla prima, tra l'altro. E va bene, ci andrò io, senza far scorta di niente. Cosa c'è qua? Una bottiglia. Certo, guarda, li faccio fuori con le bottiglie. Ma fiammiferi non me ne mancano, quello è poco ma sicuro. Guarda. Pezzo di merda, anche non sei altro. È arrabbiato nero. È arrabbiato. Non c'ho più niente, ragazzi. Non ho più niente, va bene? Più una cippa di niente. Ah, ok, almeno tre colpi, dai. Tu non mi hai rilasciato niente, figurati. Qua c'è qualcosa. Una bottiglia, mi spiegate che me ne faccio delle bottiglie? Maledizione, siete maledetti per sempre. Due colpi per E. Ok, per fortuna, ragazzi. Stavolta sono riuscita a non esplodere. Vorrei provare a fare un'uccisione silenziosa. Almeno mi risparmio qualche proiettile. Meno male. Tu muori così. Bravissimo. Non mi rilasciare niente. Devo passare per forza di qua. Ah, qua ci sono due cari amici che sembrano anche abbastanza nervosi. Almeno uno dei due li devo ammazzare. Lo devo ammazzare così silenziosamente. Almeno questo. Ecco. Poi con te faccio. Faccio così la concia di tua madre. Mo' ma mi state proprio a rompere tre quarti le minchia. Ah, pure. Pure. Ah! Pure la dinamite e pure le bombe. Ecco. Ah, quanto mi odio. Zizzica. Va bene, sono costretta a fare questo. Scusa, non rilasciate colpi, per l'amore del cielo. Dovesse mai essere, né mocciolo né colpi, ragazzi. Niente di niente, va bene? Sono taccagni pure quando muoiono questi stronzi. Allora, qua mi ha rilasciato qualcosa. Ah, chi è? Che me lo polverizzo, chi è? No, come ha potuto sprecare il mio ultimo colpo così, come una babbea. Ma ragazzi, cioè così si può andare avanti, senza munizioni. Sono costretta ad equipaggiare la balestra, perché se riesco a fare qualcosa con la balestra. E la concia è tua madre, non ci arriva. Mi è servita una cipa. Ah, beh, gli ha data la scossa. Ah, ciao. Salve. Perché non ti fai esplodere col tuo amico piuttosto? Questa è l'ambulanza che mi serve, no? Guarda, adesso sono costretta. Ah, beh, servito sì. Vedo pezzi di morto dappertutto, per cui è servito, certo. Allora, colpi. Colpi. Ok, per pistola, per fortuna, almeno qualcosa. E qua c'è del mocciolo. Ok. E qua niente. Ok, questa è l'ambulanza che ci interessa, ragazzi. Per cui se Seb riesce a salire, eccoci qua. Ah, prendiamo il kit medico. Sostanza che induce la coagulazione rapida in caso di ferite. La confezione contiene delle bende già intrise del medicinale. Perfetto. Allora adesso non ci resta che prendere questa cosa che è qua dentro, che è mocciolo e frammento mappa. Perfetto. E tornare indietro, sperando che non si siano generati altri. Certo! Assolutamente fattibile! Ecco, madonna! Ah! Vabbè, così non ce la faccio, Non ce la faccio. Porca miseria ladra. Mosto muro di sicuro si spappola, quindi direi di prendere questa, ragazzi. Poi questa cos'è? Cosa c'è? Ah, perfetto, colpi per pistola, meraviglioso. Poi esplode pure là. Se andiamo dietro, di regola non ci dovrebbe poter raggiungere qua sotto. Ma va? Ma davvero, non l'avrei mai detto. Sali Seb, sali Seb, sali Seb. E va a cagare pure tu. Oh, fammi passare, non ho capito. Ah, adesso sì ci divertiamo, Dov'è la gente? Sì, così mi piace. Madonna santissima. Deve essere così difficile arrivare qua. Wow, ammazzo tutti. Pezzi di merda. Ce ne sono altri. Oh la madonna. Che è? Oh, l'invasione. Dovete. Tazzarda lancia quella. Madò, che non ci capisce niente. Non vedo niente. Oh la madonna, ragazzi, un esercito.
Dovete morire male. Pure tu, t'ho visto che andavi di là. No, 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 dove vai tu con qualcosa? Ah! Mori. Madonna, madonna, madonna. Oh! È pazzesca sta cosa, ragazzi. Oh, merda, è meglio cercare di farli fuori subito, ragazzi, appena sono ancora lontani, perché se no qua... Ah! Era qua sotto, madonna. Su, presto! Abbiamo finito? Minchia, spero le sì, perché se no... Sì, sì, arrivo! Oh, che c'è? No, Tenetemeli lontani! Ma che cazzo? Non vedi in che situazione di merda sono? Pure! Devo riprendere la mitragliatrice, cavolo! Perché mi ha fatto scendere sta scema? Sparisci! Guarda, faccio prima a far così, eh? Dove cacchio è la... Dove... Ah! Ah! Sì, ah! Posso? O c'è qualcun altro che vuole rompere il ca, eh? Aspetta che arrivo, eh! Aspetta, Kidman, che non c'ho manco più colpi. Fammi entrare, fammi entrare. Oh, tizi, cara ora. Oh, che fatica. Resisti Joss. Guarda, ho preso le bendine per i culi dei bambini. Ma sei bella faccia fiduciosa. Perché? E vai. Certo, facciamoci assaltare. Muovite. Ci vado addosso! Sì! Beh, sto qui da io! Ma certo, basta che li investi, guarda! Splat, splat! Madonna, sta aumentando la velocità! Sta aumentando la velocità! Guarda, è un tiro a bersaglio proprio! Come una palla con i birilli al bowling! Ragazzi, continuate così! Madonna! Madonna, che volo! Abbiamo superato già il capitolo 12. Di risalvare subito la partita, ovviamente. E di incominciare il capitolo 13, ragazzi. Wow, non mi aspettavo di finire già il 12esimo capitolo. Capitolo 13, vittime. Questi titoli sono sempre così incoraggianti. Proprio ti fanno venire proprio voglia di giocare, vero? Almeno magari adesso siamo in compagnia. Sempre che rimaniamo insieme, tanto qua si dividono ogni 2x3. Kidman. Ecco, buon Kidman. Oh! Oh! Di sicuro non era ancora dentro l'autobus, ci scommetto. Già, è possibile che rimaniamo sempre io e te come due imbecilli? Prendi la siringozza. Kidman! Sì, aspetta, che io intanto do una controllata qua in giro a vedere se... possiamo rifornirci un attimo di qualcosa. Nella borsa c'è qualche centone, no? Forse no. E va bene. Qua invece fuoco, inferno, fiamme, colpi. Perfetto, per fucile. E una sedia sgangherata. Qua c'è una scatolazza che spaccherò e prenderò due colpi per fucile in precisione. E poi di qua c'è una doccia. Però sta piovendo, per cui non ci serve farci anche la doccia. Qua fiammiferi non possiamo più prenderne, ma va, siccome non ne avevo già preso in quantità industriali fino ad ora. E allora aspetta un attimo, direi di dare prima uno sguardo qua.
Cosa c'è qua? Il mio diario? Davvero? Sì, perché ce l'hanno dato qua e non nella stanza di sicurezza? Vabbè, fa niente. 1 settembre 2012. Maera se n'è andata. Non ho sue notizie da giorni. Ho fatto rapporto, ma pensano che io sia pazzo. La sua macchina, il suo computer, parte della sua roba. Tutto sparito. Non c'è segno di effrazione. Tutti pensano che mi abbia lasciato. Continuano a parlare del mio problema con l'alcol, come se avesse a che fare con la sparizione di Maera. A parte il fatto che non la definiscono sparizione, mi guardano come se fosse colpa mia. Ma so che non mi ha lasciato. L'hanno rapita. Stava per scoprire qualcosa. Ma cosa? Si fa sempre più intrigante sta storia. Ah, ecco perché. Perché adesso ci permette di andare a trovare Tizia Joy. Sto arrivando. Eccoci qua. Niente sorpresine come al vostro solito, eh. Ok, sembrerebbe di no, per cui continuo a spaventarmi per nulla. Ma davvero, succede anche a me. Tizia Joy. Ed è un po' che non ci vediamo. Tizia Joy, la cuccia è tua ermana. Come stai? Stai bene? Sto benissimo, guarda, non vedi che la mia follia continua a crollare sempre di più. Qualcuno di me mi ha fatto notare che la volta scorsa avevo preso 2 chiavi effettivamente, non una. Per cui, di regola, adesso dovrei avere una chiave a disposizione per aprire uno dei tanti slot che ci abbiamo qua. Oh, direi di aprire questo qua. Tac. Colpi? Che non posso prendere. Aspetta, no, se ricarico il fucile posso e come, no? Ok, tac, almeno. Vabbè, se ci dovesse servire ne abbiamo qualcun altro là. Ok, vediamo un secondo, ragazzi, quanti punti mocciolo ho. 5950. Direi, ragazzi, di aumentare appunto la capacità del caricatore del fucile a pompa, visto che ci siamo. E nient'altro, ci teniamo questi punti mocciolo. E allora io adesso andrò a prendere i colpi per fucile che ho lasciato nello slot. Ok, ne ho potuto prendere soltanto uno, perché comunque la capacità del caricatore, ragazzi, ho aumentato soltanto di uno. Caso di salvare la partita, cara tizia Joy. Ecco fatto, e adesso ti dico adios. Me ne vado. Perfetto. Direi di usare la siringa, ragazzi, visto che comunque ce l'abbiamo al massimo. Ecco fatto. E vedere qua. Presto, scendiamo a vedere. Ah sì, va bene, ok. Immagino che non dovremo buttarci da qua, ma scendere di qua. Quella luce è un attimo fa era verde, ragazzi, e ve lo posso assicurare perché l'ho vista con mio. Accendo quello. Oh mio Dio. Ah, davvero? Vieni premuto, che gli devo fare? Tac, tac, e tac, tac. Che facciamo? Restiamo all'uscita dell'acido? Ecco fatto. Oh, ecco qua, era così difficile. Qua abbiamo altro mocciolo. Joss, perché mi lasci da solo? Tu sia maledetto. Vieni! O devo andare da solo mentre tu ammiri il panorama da lassù? Minchia quanto odio queste situazioni. Bello, un quadro proprio magnifico. E le porte col filo spinato hanno un non so che di poetico. Ok. Il punto sai qual è? Che Joseph non sta venendo con noi, non capisco perché. E nessuno comunque di queste porte si può aprire. Per cui va bene, va bene. Vorrà dire che scenderemo da questa parte, immagino. Adesso deve arrivare. Danni simili. È la metropolitana che spunta dal terreno. Sì, ma guarda com'è messa. Se arriviamo laggiù possiamo usarla per passare oltre. Ok. Adesso cerchiamo di uscire da qui. Sì, tanto sta fa tutto io. Che tu arrivi solo quando ti conviene. Andiamo piuttosto, dai, non perdere tempo. Allora, qua prendiamo questi ovviamente. E questo ascensore è attaccato ad un filo, letteralmente. Appeso a un filo. E se facessi così, tipo no, con questa prima ricarica e poi facessi così. Oh, oh merda. Sì, ok, così possiamo usare le scale. Vieni già, ho trovato una via d'uscita, seguimi. Tanto qua devo fare tutto io, figurati. No, non farlo. Aspetta, forse c'è un'altra strada. Ci vediamo di sotto. Ti odio, ok?
Sapevo che alla fine ci saremmo dovuti separare di nuovo. Guarda caso. Vorrà dire che io andrò per la strada più oscura e brutta. Kidman, è ora. Oh merda. Cosa c'è? Fatemi vedere sotto. Io non esco da qua se non vedo che cosa c'è. Fa dei rumori bruttissimi, ok? Va bene. Sta nascosto. Ecco, no, di nuovo lui, no! Quanto ci vuole male questo gioco, porca miseria! Minchia, di nuovo lui, ragazzi. Ah, avrei preferito qualsiasi altra cosa, ma non di nuovo lui. Uffa, l'odio. Ah, ecco, guarda, pure la mina. La mina dei miei stivali. Io te la disinnesco, va bene? Che palle, ragazzi. Troppe palle grosse. Minchia, proprio come mi crescono le... Ok, mi ha salvato la partita. Qua c'è l'inferno. È andato all'inferno, magari? Tu, mi auguro che tu sia bello che morto, però col filo spinato che è intorno al piede direi di sì. Guardalo là come si aggira nei corridoi. Spero di poterlo ammazzare. Ah! C'era una trappola, ragazzi. Mi era uscito pure il simbolo per disinnescarla. Io ci sono passata sopra. Ditemi se si può essere più imbecilli di così. Non credo ti possa raggiungere un tale livello di imbecillità. Una coppia di Rubik, o sbaglio? Sta entrando lì? Sì, è entrato lì. Quindi suppongo che uscirà da qui, vero? Se provassero a ammazzarlo silenziosamente. Perché sali sul letto? Così non posso ammazzarlo silenziosamente. Mi pare ovvio, scusami, eh. Ecco, ovviamente adesso viene di qua. Che cavolo di due noci grosse. Dai. Tac. Bang. Non so se devo bruciarlo. No, ha rilasciato liquido, quindi niente da fare. Ok, adesso che ho fatto questo, posso andare a controllare di qua. Per cui prendo i fiammiferi, la bottiglia, perché magari può essermi utile. Questo bel mucciolo. Non vedo ancora nessuno. Però qua c'è l'acido e devo passare per forza qua in mezzo, ovviamente. Ah, è là il nostro amico. Vai là, va lì, vai là. Ok, ok, bravo, bravo, bravo. Che palle! Minchia, sempre si devono inceppare in qualche modo, ragazzi, così che io non possa fare uccisioni silenziose per una volta nella mia vita con voglia di farne. Mizzica. Questa è sempre così dannatamente difficile, non capisco perché. Meno male che ho visto la trappola, ragazzi. Eppure tu già mi hai rotto. Ma hai rotto le... Perché non cadi e non muori? Bravo. Adesso brucia. Vabbè, ce n'è ancora. Se ce n'è. Ma conciare tua madre. Guarda, ti sei ammazzato da solo. Bravo, hai fatto il tuo dovere. Va bene, ok. Torniamo con la calma, eh. Per fortuna ci hanno dato una siringa. Quindi io adesso ne prenderò ovviamente una. Questo coso, forse per qualche motivo devo disinnescarlo, ragazzi, è il caso di farlo. Ecco fatto, ok. Ecco qua, è pieno pure là, ragazzi. No. Ok. Meno male che almeno questo ce lo siamo scampati. Non è grosso sto posto, eh. Qua c'ho ingranaggini, avrei preferito tanto qualche altro colpo invece. Giocherina, scordatelo. E devo entrare per forza qua, perché ovviamente fuori c'è l'acido. Per cui, allora, qua niente. Qua c'è una statuetta. Ma cavolo, la prendo la chiave. Ma che serio. Se gli sparo, ma la chiave non posso prenderla. Vedi? Non lo so. Vabbè, niente.
Dov'è l'acido? Ah, e qua c'è il coso per disinnescarlo, perfetto. Aspettando di vedere cosa succederà dopo. Ecco fatto. Entrerò pure qua. Disinnescherò questa trappola. E meno male che sto entrando piano piano, ragazzi, perché magari uno entra veloce e non si accorge di certe robe. Prendi questi. E dopodiché, che altro abbiamo qua? Mocciolo, qua non posso controllare niente, vero? Sembrerebbe di no, ragazzi, quindi va bene. E allora andrò di qua adesso. Qua abbiamo qualcosa? Sì, casse. Direi di spaccarle. Che non c'è mai niente dentro, ovviamente. Questo posto non mi piace, ve lo dico già. Semplicemente. Ok? Ve lo dico proprio così, semplicemente. Ecco qua, guarda, ha messo una delle sue mine. Guarda là, è là. Lì può nascere lo stronzo. Qua non posso buttarmi, ovviamente, no, figurati. Preferirei il suicidio, vi dirò la verità, a quello che sta per succedere adesso. Però vabbè, direi che riprenderemo poi, ragazzi, da questo punto la prossima volta e vedremo di affrontare di nuovo con nostra immensa gioia, ragazzi, famo cassaforte, uomo dalle mille risorse, dalle mille combinazioni. Non faceva ridere. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ciao a tutti. Ciao Mara Giochinina. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.